Benne, Wolfgang e Darren, tre distratti ragazzini videodipendenti che notte e tempo, architettano avventure spaziali e di giorno dormono a scuola, suggestionati dai sogni e rivelazioni di Ben. E grazie alla passione di Wolfgang per l'informatica, scoprono un campo sferico di energia magnetica che Wolfgang riesce a controllare con il suo computer. Costruita con rottami di elettrodomestici e sfasciame di Luna Park, una specie di navetta, possono decollare e immettersi nel cosmo, grazie alla misteriosa energia governata da Wolfgang con pericolante approssimazione. Qui la navetta giocattolo viene risucchiata da un'enorme astronave e i tre si trovano a comunicare e familiarizzare con vici di... E verdastri piccoli extraterrestri, che si rivelano appassionati dei programmi televisivi del nostro pianeta. Dunque, nella prima parte il film è abbastanza a misura di adolescente videodipendente e computerizzato, e coglie verosimilmente i sogni spaziali di tre giovani protagonisti e l'avventura dei rudimentali esperimenti tentati da Wolfgang per tradurli in realtà. Nella seconda parte l'intento spettacolare prende la mano al regista che nello spazio perde l'ipotesi scienza e si affida alla magia, non riuscendo però a far incontrare nel cosmo i tre giovanissimi explorers se non esseri mostruosi e litigiosi, quasi proiezioni di collere e frustrazioni tutte terrestri e, traducendo i macchinosi marchi ingegni adulti, anche l'eterreo sogno dei tre adolescenti. Quando poi Giudante vuole esorcizzare la videodipendenza aliena e terrestre, manca proprio di taglio, di umorismo e di credibilità il genere del film come avrete ben capito è fantastico il soggetto e la sceneggiatura sono di Eric Luke la fotografia e panoramica colori di John Ora la crona sonora è Tina Hirsch la durata 94 minuti origine Stati Uniti 1985 e con questo vi auguriamo una buona visione di Explorer